Fox, personaggio con cui stai investendo abbastanza tempo ultimamente, o almeno così ho visto, ma così anche mi è stato detto, per cui abbiamo, ragazzi, 2-1 Fox via! Contro Game Watch. Questo matchup, ragazzi, lasciatelo dire, è veramente tanto brutto per Fox, e credo che questo possa essere possibilmente uno dei suoi peggiori matchup, se non il peggiore addirittura. Quindi insomma, non è che ci sia molto da dire da questo punto di vista, ma però detto che conoscendo i players, che come detto si conoscono molto, questo sicuramente sarà un set che avrà delle interazioni particolari. Interazioni particolari che vanno anche al di fuori di quello che sia il personaggio, cioè sì, appunto il match tra i due personaggi, ma proprio che riguardi player specific. Quindi sono sicuro che il Marto conosce abbastanza bene il gameplay di Flavio, e anche Flavio sicuramente qualcosa di Elmardo se lo ricorda, per cui stiamo un attimo a vedere cosa succederà. Per adesso la situazione è abbastanza even, anche se va detto Fox ha un kill power inferiore a quello di Fox, però questa percentuale ne conferma il grado premio Fox. Ma che succede? Vabbè, DBZ moment. Insomma, entrambi sono schiattati. 100! Ragazzi, allora, Flavio oggi ha scelto la violenza. Ok, però questa volta era un 8, anche perché non, per chi non lo sapesse, non può uscire lo stesso numero due volte di fila, quindi per forza di cose doveva scappare fuori qualcos'altro. Ma ragazzi, stiamo scherzando qui. Flavio se... cioè, con quello scherzone si è guadagnato una lead veramente tantissima, e in vantaggio di un top addirittura di percentuali. E qui Marto deve fare molta attenzione, perché praticamente già in kill percent, nel senso qui una lethal win da parte di Flavio, da parte di Angosta, porta appunto un leg trapping, e se il Marto non fa bene i conti qui rischia di schiattare da un momento all'altro. Qui però, Daring Top Smash, un combo, che ragazzi vediamo, Fox i danni li racca abbastanza velocemente, ma Game Watch riesce, cioè, ha delle opzioni molto fastidiose per scappare alle combo di Fox, quindi sarà difficile tirar fuori quelle stringhe molto forti da 60-70% come di solito Fox riesce a tirare. Qui off stage, riesce a tornare. Però ledge trapping, ok, storm è neutral. Attenzione ragazzi, perché ho paura che qui magari Flavio Aragosta potrebbe un attimino spazientirci. Sicuro già 5%. Ok, entrambi devono stare molto attenti. Entrambi devono stare molto attenti, perché down smash ha aspettato l'opzione difensiva, però Ferry into downfield. Ok, questo game è stato pieno di colpi di scena, assolutamente, e nonostante tutto Aragosta è riuscito a clutcharla, però mamma mia, la situazione iniziava a essere pericolosa, questo assolutamente. Aspettiamo i bandi Aragosta, e da quello che ho sentito Kalos, Pokémon Stadium, e non ho sentito il terzo, ma anyway, non che abbia troppa importanza, lo vedremo molto presto dove andare i giocatori. Qui, questa è il Marto, nel senso, sicuramente un po' di tilta, quella stock presa con, insomma, a 0%, però... sicuramente quella stock presa al 0%, magari un po' di tinta, ma allo stesso tempo sei tipo vabbè dai, ascolta, se non era per quella stock sto game me lo sarei portato a casa, quindi alla fine sti cazzi, continuiamo come se nulla fosse. In ogni caso ragazzi, 1-0 per Aragosta, che è raro da vedere, ma 1-0 per Aragosta. Andiamo su Butterfield, che è stato uno stage scelto dal Marto, e questa cosa mi lascia un po' perplessa, perché è vero che è un buono stage per Fox,
ma è anche lo stage migliore di Game & Watch. E tra l'altro questa cosa è stata lui stesso a confessarmela, ovvero il Marco, che mi ha detto letteralmente: tu contro Game & Watch bannala sempre Battlefield, perché se no non atterri. E quindi voglio un attimo capire quelle che sono state le sue scelte per andare qui. Intanto però questa lettura sul LOL, mamma mia ragazzi, e qui un'altra ottima lead da parte di Flavio. Insomma ragazzi, come già detto, questo matchup non è dei migliori per Fox, e insomma si sta un po' sentendo che il Marco sta faticando molto. Per adesso si è beccato un po' di percentuali, ma niente di estremamente pericoloso. Qui può chiudere la stock con un colpo abbastanza sentato, oddio, qui però sta evitando un sacco di cose. Però i danni pian piano si sta mettendo. Fottuch che viene letto e è punito così. Però, ok, la rimetto subito. Oddio, imparo no, perché un intero stock di disadvantage, cioè, non proprio imparo, ma almeno per quel che riguarda le percentuali è così. Qui riesce ad entrare con il Dair, ma come detto, Game & Watch ha quella PB che durante le combo di Fox gli dà veramente, veramente tanto fastidio. Prova quella l'F Smash per chiuderla più in fretta possibile, però queste cose contro Game & Watch è il caso di non abusarne troppo, perché è un personaggio contro cui devi giocare molto paziente, perché il momento in cui gli concedi un opening a questo personaggio veramente riesce a renderti la vita un inferno. Vediamo un po', perché qui poi parte il juggling, siamo già al 60%. Qui sta facendo questi landing, questi dare, che to be honest per Fox non sono molto facili da punire. Insomma, se hai un disjoint puoi permetterti di challengearli sempre facendo attenzione, perché comunque è una mossa che va rispettata molto bene. Se non hai disjoint però non è per niente facile contestare quella roba. Però qui riesce a portare la situazione. Mamma mia ragazzi, 102 qui Fox rischia veramente tanto ragazzi. Il Marco deve fare veramente molta attenzione, deve trovare, ecco esatto, deve riuscire a far overestendere un po' troppo Flavio, trovare quel whiff punish e magari iniziare a raccare danni così appena. Ah, peccato, poteva connettere un secondo, un terzo appair, scusate. Ledge trapping e attivo che no, non ti, ok, mi pareva strano killava sinceramente. Riprova, ok, però calmi, perché Game & Watch è leggero, cioè tanto 10%, ecco, qui onestamente a Nemo Smash potrebbe killare, no, non a questa percentuale, ma manca veramente poco, cioè si sta sicuramente avvicinando alla percentuale pericolosa, e qui conclude così 2-0 ragazzi, siamo in match points per Game & Watch. Qui El Marco deve fare un reverse trio, che non è assolutamente impossibile, però certo non ti vuoi trovare in questa situazione. Questa stessi mandi prima dicono e arrivano le rovine, cioè chiamato proprio dai giocatori le rovine, capito? Non che dici è un nome di merda, lo chiamiamo come va chiamato, ovvero Battlefield, no, le rovine ragazzi, ma anyway, torniamo sulle rovine. Torniamo quindi sullo stesso stage di prima, e il Marco non pensa sia stato un problema questo stage, nonostante, dico la verità ragazzi, questo secondo game mi è sembrato in realtà peggio del primo, perché se sul primo si era beccato quella stock ironica con il 9, in questo caso invece Flavio mi è sembrato semplicemente abbastanza on point con quello che è stato il suo gameplay, e come lo era anche già nel primo game, però sapete cosa ragazzi? Fino ad ora abbiamo sempre visto Flavio portarsi in una league non da poco già dalla prima stock.
e quindi è difficile dire come potrebbe essere l'andazzo se il Marto riesce a trovare la lead per primo. È sicuramente però una cosa che se questo set lo vogliamo continuare a vedere e il Marto vuole continuare a giocare, insomma, a rimanere il winner, sicuramente dovremo vedere, perché come stanno andando queste cose, insomma, Flavio ha sicuramente qualcos'altro da dire. Bella recovery da parte del Marto, che torna sulla piattaforma. È una cosa che se riesci a leggere funziona molto bene. La smash finalmente abbiamo un vantaggio da parte di El Marto in questo set, primo vantaggio di tutto il set. Andiamo a vedere come ne capitalizzer. Ce la faccio, ragazzi, ce la faccio. El Marto comunque sia un giocatore di un certo livello e in queste situazioni lui sicuramente sa come non farsi colpire e morire, ma come lo dico, viene colpito e muore. La Tolu Curse, ragazzi, continua. Dash attack, però non porta in niente. Ha provato questo dodge read. Un po'. Ok, attenzione, grab nail. Side B che però non entra. Anche fosse entrato, vabbè, ok, non ne avrebbe portato a molto. Ma a smash di nuovo e porta la kill. Ok, 90%, ma il watch leggero e Battlefield non basta salvarlo. Qui comunque, se sei Flavio, ancora se la puoi, non dico prendere comoda, ma comunque sia, ecco, non è che sei troppo preoccupato, perché comunque sia si sa che Fox può schiattare. Il problema di Fox, ragazzi, è che il suo matchup può schiattare da un momento all'altro. Una volta che tu trovi un opening, gli fai 1 milione di danni e lo porti sempre in una situazione bruttissima, tipo questa qui. E adesso ci sta il jungle, ci sta la pressione su scudo, già siamo al 100% e già rischia di morire. E sbaglia l'angolo. Ok, però mi chiedo che tipo di angolo ha fatto per fare quello che ha fatto. Ragazzi, siamo io. Come non detto, letteralmente, siamo io. Adesso il Marto deve giocarsela molto con calma, perché l'ho già detto, ragazzi, e mi ripeterò un po' troppe volte, ma c'è qui davvero Game & Watch. Il momento in cui gli lasci un opening può veramente distruggerti la vita. Fox con un opening ti può fare tanti danni, ma poi dopo, quando si tratta di effettivamente trovare una stock, fa sicuramente molto più fatica. Qui in ogni caso, oddio. Allora, calma però, perché Flavio qui sta iniziando, secondo me, a tirare un pochino troppi smash attack, che per carità, con Game & Watch non... Sarebbe stata la fine del set se l'avesse burriato, insomma, sotterrato, quello che è, insomma. Oh mio Dio, ragazzi, allora, Neira smash. Oh, Dici, vittoria per... Oh mio Dio!